Buongiorno a tutti e bentrovati nell'angolo verde di Angela. Qualche giorno fa vi ho parlato dell'origano, una pianta aromatica molto diffusa e usata in cucina. Mi è stato chiesto tra i commenti se potevo realizzare un video di come si moltiplica. In realtà ci avevo già pensato, dovevo solamente editare il video stesso. Comunque, grazie a Francesco per questa sua richiesta che accontento con piacere. Dovete sapere che l'origano si trova a cespi che crescono a partire da un rizoma sotterraneo molto ben radicato. In questo punto ogni anno ricrescono le piantine che in primavera tra marzo e aprile moltiplico, togliendo da questo punto la pianta completa di rizoma e dividendola in più parti, che verranno poi trapiantate separatamente nei vasetti. Una volta raccolto, li separo usando delle forbici. Quindi li avvolgo nella carta cucina, li leggo e li lascio in ammollo mentre preparo i vasetti con il terriccio. Mescolo quindi del terriccio universale con terra comune e con questa riempio i vasetti. Vi ricordo che l'origano non ama i ristagni idrici, dunque alla base del vasetto mettete dei sassolini che fungeranno da drenaggio.
Riempite con il terriccio e sistemate all'interno le piantine. Colmate ancora con altro terriccio e compattizzate con le mani. Una volta che avrete finito, annaffiate. Nei giorni successivi, e fino a quando non ho la certezza che hanno radicato, le annaffio con uno spruzzino. In questo modo il terriccio sarà leggermente umido. Le piante saranno piantate nel terreno l'anno successivo, in genere tra aprile e maggio. Dopo aver lavorato il terreno e livellato la superficie, tolgo la pianta dal vaso dopo averlo inumidito e la metto in campo scavando una piccola buchetta e poi compattizzo la terra tutto attorno. In un orto familiare basterà una singola pianta, visto che l'origano si usa sempre a piccole dosi, ma volendo potete mettere più piante. Tuttavia andranno sistemate a una distanza di almeno 40-50 cm l'una dall'altra. Spero con questo video di esservi stata utile. Io come al solito vi saluto, vi invito a iscrivervi al canale e a seguirmi sui social. E come dico alla fine di ogni video, ciao e una buona giornata a tutti!